Allora, mio padre, 73 anni, praticamente si è fatto male alla mano, un buco, perché non stava mai fermo come la sua indole, con cacciavite, ma stupidatina, infatti il giorno dopo ho messo il cerotto, basta, per 2 giorni a posto, invece dopo 2 giorni è cominciato la mano a gonfiarsi, era il momento che cominciava a succedere un po' il disastro, quindi già andare al pronto soccorso era meglio di no. Allora mi ha chiamato il dottore, della mutua. È uscito, ha guardato, ha cacciato antibiotici potente e tutto, ma ha fatto sabato domenica con la febbre, che lui erano 13 anni che non aveva febbre. L'ultima volta ha visto i sceriffi quando aveva avuto 37,6. E niente, dopo 2 giorni, la domenica, la mano cominciava troppo a essere gonfia così, lunedì mattina mi ha chiamato a lavoro di portarlo su. Portato su, l'ho lasciato lì perché non potevi neanche entrare. Hanno fatto subito interventi per pulirlo un altro, dopo 2 o 3 giorni al telefono, anche una volta sono andato a sopportargli le robe, sono potuto andare su, sempre con la mascherina e tutto, e andava abbastanza bene. Dopo il quinto giorno ha chiamato lui e già lo sentivi, cioè, nella gotta qua della miglia c'è qualcosa che non va, perché mi hanno fatto la lastra e continuo ad avere un po' di febbre e la tosse. E da lì non sono più tornato neanche a vederlo così. È andato avanti ogni giorno a chiamare il pomeriggio, magari chiamava, ma sempre più triste, e faceva fatica anche a parlare. E non era mio padre, lui prima di abbatterlo se ne voleva. E a un certo punto, al settimo giorno, mi ha chiamato e mi ha detto: Tiziano, memore. Ho detto, cosa stai dicendo? Non esiste? No, della fobia a me solo, perché ormai avevamo già cominciato a mettere la mascherina uno e l'altro e non c'era, dice che lui, per lui era finita. E voleva farmi scrivere, registra la telefonata. Ho detto, non sono capace, fa no, devi registrare, ma non parlava così. Registra. E fa papà, chiami dopo con calma e stai tranquillo. Io, nel frattempo abbiamo chiamato anche i dottori, e anche i dottori dicevano: papà, non riesce a star fermo, non riesce a respirare, un altro. Ma ha richiamato e mi ha fatto scrivere 20 minuti, ci sono voluti, le ultime sue righe, sono ancora come sono, e parla che lui praticamente ringraziava la mamma, perché una mamma, una moglie così che ha ribadito in 50 anni, non ha mai tradito, è sempre stata vicina. Ringraziava a me e mia sorella perché ci ha cresciuto con bei valori e rispettiamo i suoi nipotini che erano la sua vita. E ha salutato un grande grazie ai suoi amici che hanno fatto tutto questo, il parco, il presepio, i zampognari. A Levrangia abbiamo una casa anche su là, abbiamo costruito un parco e di tutto di più, e dicendogli solamente di non mollare e andare sempre avanti. E dopo quel giorno io non ho più sentito. Mi hanno chiamato, mi hanno detto lo dobbiamo portare perché la Gardona, dobbiamo portarlo a Brescia e se possiamo portarlo perché ha 73 anni. Allora il dottore mi ha telefonato, mi ha detto ma com'era, che aspettative di vita aveva, portare in che senso, lo chiama chiunque in valle di Sarezzo e ti dice chi era, è uno che non è mai fermo, sempre volontariato per gli altri. Perché se ci danno permesso possiamo andare, intubiamo e proviamo l'ultima volta.
hai andato il permesso, sono partiti, andati giù e per 2 giorni non abbiamo più saputo niente perché anche là erano incasinati, abbiamo provato a chiamare una volta, due, ma li chiameranno loro perché... E c'era giù il dottor Piva, gentilissimo, non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma sto indagando. E dopo 3 giorni ci ha fatto il video, facci vedere com'era e ci ha detto subito che le condizioni erano gravi perché era intubato e tutto, ma... è andato avanti così ogni 2 o 3 giorni a sentire, noi stavamo sempre lì attenti se mi chiamavano o l'altro, se c'erano dei miglioramenti così, detto, ne hanno provato a fargli tutto. E ha detto anche che era fortissimo perché tutto quello che gli hanno fatto a lui, un ragazzo anche di 30 anni, 40 anni, poteva anche non sopportare una roba del genere. Alla fine, dopo quasi 20 giorni intubato uno l'altro, ma le ultime volte che mi ha chiamato mi ha detto guarda che è grave, è grave. Dopo io sono molto sincero, come mi ha insegnato lui, neanche con i miei figli, con mia sorella, mia mamma, non è che gli dicevo quello che mi dicevano, appunto. Alla fine mi ha detto, guarda, non c'è più niente da fare, perché lui, cuore, reni perfetti, ma i polmoni non c'erano più. E da lì, basta. E fortunatamente ho anche tramite Benedini, quello che ci ha portato, è venuto su con la caro funebre, e c'ho un video, è una roba spettacolare, tutta... muovo succede tutta la gente qua al parco messo fuori di striscione grazie Rico i suoi amici che suonava la zampogna alcuni perché tanti non lo sapevano una roba improvvisata arrivano io ho detto mi fai un favore passi di qua con mia mamma così facci vedere e tutta la gente vedi che viene fuori è lì che aspetta. E sono belle sensazioni che ha dato perché lui dava tutto quello che era. L'unica volta che ho visto piangere mio papà che diceva: Meo ricco, ma appena le non perché non c'aveva i soldi. E detto, però io ho sempre detto: quello che ci hai dato a noi è impagabile, anche se avevi miliardi, non è niente di quello che ci ha dato. Era uno che gli piaceva la vita, sempre fare volontariato, ma per vedere tutta la gente che si. Andava insieme, era felice, e tutto questo, anche il parco e tutto quello che hanno fatto, il presepio vivente, sono 24 anni, cominciato tutto lui, i suoi amici, che tanti purtroppo adesso non ci sono neanche più, hanno cominciato lì e si mettevano lì a tavola, dicevano cominciamo a fare questo, fare questo, fare questo, poi anche grazie anche al comune domandavano e un altro, dopo lui era uno che si fissava, difatti noi siamo gli scuole bronzi, ci chiamavano, gli ascoltatori, tramite mio nonno, e lui era un pure anche lui. Però se non c'avevi quella voglia di fare tante cose che ci sono qua in Valle Salerno non ci sarebbero neanche. Per grande non poter andare vicino a dirgli qualcosa per me, mia sorella e mia mamma, soprattutto per mia mamma che ancora adesso non è, ce ne vuole, prima che gli passerà. Però la sua cosa più brutta è non si può, non posso andare neanche a toccarlo, a vederlo. L'ultima volta che l'ha chiamato, che stava ancora bene, gli ha detto: Ago, vai a legna la cava, fa do coccole con la mamma. E gli aveva detto anche lei. E lei ancora adesso dice: non ci crede ancora lei, mia mamma. Gli dice: non è possibile una roba del genere. Per noi cerchiamo di fargli, come ci ha insegnato lui, non bisogna mai mollare, bisogna, la realtà dei fatti è questa, bisogna andare avanti, punto. Hanno fatto una messa qua, appena si poteva, e sto bellissimo di tutta la gente che veniva qua, ma è una cosa che quello che ha fatto è una cosa che rimarrà sempre, è una cosa che per me lui voleva di più, come mi ha fatto scrivere una lettera, che bisogna sempre andare avanti, in qualsiasi situazione sia, bisogna andare avanti. Era presente in tutta la valle, ma era presente tantissimo in casa. Io sono 30 anni che gioco a calcio, ho fatto di tutto di più, anche altri sport, e lui era sempre lì, sempre. Qualsiasi scelta facevo, lui era lì in parte. Sapevo che c'era, so che c'è ancora anche adesso, perché adesso cominceremo di nuovo a giocare a calcio con il Real Valle e lo facciamo soprattutto per lui. E lui ci sarà sempre.